Cioè, se dovessi morire, se morissi, cosa lascerei? Quali sarebbero le tracce del mio passaggio? Ma ribaltiamo invece, se non morissi, perché devo necessariamente parlare di un passaggio? Perché devo necessariamente parlare di tracce? Che cosa non resta di me piuttosto che chiedermi cosa resti? Mi chiedo cosa non resta. Come ho già detto, la preoccupazione somma sarebbe smaltire la quantità di cose, tremenda quantità di cose che stanno in questa casa, una quantità smisurata di tutto. Che potrei ora mettere in una falsa vendita, cose in vendita, una palla residuale trovata lungomare sul bagnasciuga, una falsa medusa fatta di lacci emostatici essiccati, imporriti dal tempo, col tempo disfatti. Cosa potrei lasciare di me? Neppure posso ipotizzare cosa verrei a lasciare di me. Ma di me sono sempre le parole, no? La chiave per essere traditi e per essere tradotti, è come se le parole ci offrissero una dimensione che fa di tutto nuova vita, che rende sensato quello che si è vissuto. Uno utilizza le parole per giustificare, per rendere dorato in chiave alchemica, fatto d'oro quello che ha fatto, per dargli un senso, trarlo fuori da quella massa di niente, di assenza di memoria che ci precede e che ci succede, no? Il valore resurrezionale della parola. La parola dà a quello che è perso la possibilità di risorgere e di restituire come dotato non solo di senso, ma di potere estetico, cioè di un potere che affascina, che si fa mostrabile, che si fa monstrum, la parola come ciò che mostra e mostro essa stessa. E io non faccio altro che mostrarmi qui tradotto in parole. Comunque parole, anche se non vogliamo chiamarle parole, codici sottostanti che mi evocano attraverso i richiami sulla superficie video in impulsi di microluci e sonori. Cosa resterà? Non so cosa resterà. Il corpo mi sembra fatto del tutto astratto, solo fatto oggetto di ripresa. I corpi sono ormai soltanto riprendibili, non agibili, non usabili. Io almeno non ne faccio più uso se non per trascinarmi all'interno dell'appartamento da una stanza all'altra. Il corpus. Su questa superficie il corpo si fa corpus, si fa testo, evocabile, ripetibile, ascoltabile e vedibile perché trasdotto in un codice che, acceso il computer, riversato il ripreso dentro YouTube, lo fa corpus evocabile, con un corpus che direi è molto più simile quanto a visione del corpus che possiamo stendere
e ritrovare su un testo cartaceo, ma in ogni caso corpus, non c'è niente di reale in questa fisicità, se non la struttura magmatica di elementi luminosi che vanno diversamente come in un mosaico bizantino tronico a accendere ora alcune parti, ora altre, dando l'illusione e ricreando l'immagine di un corpo che è in realtà soltanto trasduzione. Quanta distanza, no? Deve essere attivata per poter recuperare con questa corporeità una relazione che potremmo dire analogica. Ecco il salto quantico fra il dire e il fare. Siamo sempre soltanto nell'ambito del dire. Tutto questo, per quanto sia tradotto in immagine e in suono, è ancora dire, ancora codice e quindi corpus. Dunque non più attività performative inerenti al corpo, ma già corpus, già corpora, stanno dentro quello che io sono come prodotto autoriale. Non c'è altro che corpus, e quindi l'autore si scioglie e si rende, al di là di una possibile trascrizione in parole convenzionali su carta, fatto corpus. È un po' la ragione per cui ho detto in altri anni, più di altri autori, Pasolini oppure Primo, forse fra tutti, almeno fra quelli che io ricordo, Wilde, che fa della propria maggiore opera la vita, è la vita la sua opera. In questo caso è la traduzione mediata da questi apparecchi, da questi contesti, da queste pratiche che offrono paradigmi e strumenti di catalogazione e di inventariazione, l'autore corpus fatto corpus. Quindi finzione questa corporeità, non c'è in alcun modo, se non forzandosi al fraintendimento, la possibilità di vedermi, piuttosto vedere a aderire a un progetto che schiaccia, elimina la bioticità e ne fa un'offerta tronica, informatica, codificata. Che malinconia ridurre il corpo al corpus e non avere altro corpus che la trasduzione mera del corpo attraverso queste pratiche alfanumeriche che ce ne restituiscono una immagine, anche in questo caso, vista la scarsa qualità degli strumenti di ripresa, della telecamera, del computer incorporata, così qualità veramente lata, bassa. Ecco, sono rimasto di me quale corpus evocante un corpo scaduto, riversato, malamente riversato in video, malamente riversato in video. Malamente riversato in video. Malamente riversato in video.